Signori, è successo finalmente. Siamo andati a Modena, al Modena Play, la fiera del gioco da tavolo e non solo. In questa edizione c'era molto altro, tra cui giochi di ruolo e wargame, ma ne parleremo poi. E siamo tornati vivi con un'esperienza incredibile che adesso vogliamo raccontarvi. Partiamo con ordine, perché eravamo lì? Allora, questa è forse la parte che più ci fa piacere, perché siamo stati invitati dagli amici degli Araldi, un'associazione che si occupa di diffondere e far giocare il gioco di ruolo, e il nostro obiettivo era andare lì in un mondo di richiamo di Cthulhu, cyberpunk, Cinerequie, eccetera, eccetera, e portare una cosa, diciamo, storicamente situata. Lo abbiamo fatto con 5 sessioni, 3 mie e 2 di Diego, con 2 sistemi di gioco diversi, insomma Broken Compass e il Tempo della Spada. Per quanto riguarda il Tempo della Spada abbiamo fatto anche una live con gli autori, che metto qui. Oh no, il dito scompare. Vabbè, lo metto lì. Diego aveva questa ambientazione fighissima di un'Italia agli sgoccioli della Seconda Guerra Mondiale, spionaggio, armi batteriologiche, utilizzando ovviamente documenti d'archivio, cioè i props erano documenti d'archivio dell'archivio segreto, dell'archivio dei servizi segreti inglesi a Londra, benissimo, mentre la mia era una più tranquilla XM Crawler, quindi c'era la mappa che adesso vi metto a schermo esagonata, quindi i giocatori hanno scelto di volta in volta dove andare nella ricerca di una delle 7 mitiche città d'oro di Sibola. Nel nostro caso era Sibola, con tra l'altro una costruzione dell'avventura un po' particolare, perché non volendo io rifare 3 volte nei 3 giorni diversi la stessa avventura, ecco, ho deciso di fare una sola unica avventura con gli stessi personaggi e i giocatori si sarebbero avvicendati, quindi praticamente a livello narrativo la squadra non cambiava, mentre però a livello reale, ecco, i giocatori si avvicendavano l'un l'altro scrivendo un piccolo diario di bordo che permettesse, diciamo, ai giocatori successivi di capire che cosa era successo precedentemente. Ecco, era una cosa un po' sperimentale, non sapevo come sarebbe andata a finire, ma devo dire che è stato recepito molto bene, tant'è che l'ultimo gruppo, quello di domenica, che ovviamente non aveva motivo di tenere un diario perché nessuno avrebbe giocato dopo di loro, ecco, per stare nel personaggio hanno comunque tenuto un diario di bordo che è spettacolare. Citando Jerónimo de Castro, il diario di Jerónimo de Castro della domenica, si legge che la porta si apre ed escono 2 pagani silvani che incedono minacciandoci. Nella pugna rischio la morte, ma grazie alla freddezza del comando di sua signoria, i 2 sono sgominati senza fallo. Proseguiamo superando un gran posto di blocco. I selvatici fuggono, ma 5 cristiani sono con noi e avanti, avanti. Ora, per entrare un attimo nel merito della mia avventura, l'avventura è stata costruita, diciamo, su 2 piani, con 2 problematiche in mente. Parlerò della mia, perché quella di Diego, insomma, è sua e eventualmente la tratteremo durante una live. Le problematiche sono ovviamente, da un lato, la giocabilità, perché il gioco di ruolo resta fondamentalmente un gioco, e l'altra ovviamente è il guizzo, l'interesse storico. Allora, tutta la spedizione, quindi ricordo che questa è una spedizione di un gruppo di avventurieri per cercare una città mitica, una sorta di Eldorado, la città di Sibola, è vera. Cioè nel 1539 il viceré Antonio de Mendoza decise di mandare una spedizione nel tentativo di trovare questa città, perché alcuni naufraghi che erano stati prima in Florida e poi a Sinaloa avevano dichiarato di aver visto, insomma, in lontananza questa città. Uno di questi testimoni è un ex schiavo africano, un certo Estebanito, che sarà la guida, che è stata anzi la guida nel gioco di ruolo e che incredibilmente nella storia vera nel 1539 morirà durante un attacco, una sortita agli indigeni, cosa che succede anche, che è successa anche il sabato nella mia avventura. Quindi i ragazzi del venerdì che hanno costruito Estebanito sappiano che sabato è caduto per mano degli indigeni, purtroppo.
e si è sviluppata, diciamo, come un percorso che da Città del Messico è andato fino all'ipotetico luogo della città perduta, che ovviamente nella realtà non esiste, ma che ho fatto esistere per motivi, diciamo, registici. Si è snodato con eventi più o meno storici. Allora, per esempio, ho inserito a un certo punto un pirata francese mezzo impazzito. Alcuni giocatori poi hanno trovato una nave, anche quella di pirati francesi, tutti quanti morti. Quello non è un evento storico, ma è un evento verosimile. Cioè, in quegli anni lì, la pirateria luterana, diciamo tra virgolette, ovvero francese, ugonotta e inglese, era abbastanza un problema. Tra l'altro, tra gli anni 60 e gli anni 80 c'è una sostituzione tra pirateria francese e quella inglese, quindi diciamo ci sta che ci siano un po' entrambe le componenti. Dopodiché, altro elemento, diciamo invece reale, è la figura di Cristóbal de Oñate, che si trova a Compostela. Perché Cristóbal Oñate è questo conquistador che vuole fondare la sua città, è un po', diciamo, un piccolo tiranno che spadroneggia un po', ed è interessante perché nel 1539, quando appunto avviene la nostra spedizione, ecco, la città non è ancora ufficialmente fondata perché viene fondata solo l'anno dopo, nel 1540. Altra cosa che i giocatori avrebbero potuto trovare a Michoacán, ma che hanno deciso di evitare perché è più pericoloso, giustamente, è un frate, Jerónimo de Alcalá, che sta cercando di creare una delle tante relazioni religiose sui popoli indigeni, nel suo caso le relazioni di Michoacán, e che eventualmente avrebbe dato una missione ai giocatori per dargli una mano nella raccolta di queste informazioni. La parte, diciamo, un po' meno storica, come anche ho detto al gruppo che ha giocato la domenica, è ovviamente la fine del percorso, quello della città mitica, dove io ho inserito dei Maya che nel nord-ovest del Messico ovviamente non c'entrano assolutamente niente, ma lì mi sono un po' rifatto all'ultimo gioco della Square Enix di Tomb Raider, che adesso non ricordo come si chiama, dove lei trova in Perù degli Aztechi in una città non contattata. Vabbè, sono lì, ovviamente c'è stata un po' di licenza poetica. La spedizione poi è una tipica spedizione spagnola, quindi sono tutti i componenti, il frate, il notaio, l'interprete, che nel nostro caso l'interprete Marcos Cocom è un mestizo. Molto spesso l'interprete poteva anche essere un religioso di solito, quindi anche spagnolo al 100%. Personaggio, scusate, un po' più particolare ma non assurdo, è il capo della spedizione, che nel mio caso era una vedova, perché appunto in realtà ci sono state vedove molto importanti nella storia della conquista spagnola del Messico, vedove non solo, perché Maria del Castillo è un nome un po' X, un po' come dire Mario Rossi, diciamo. Però, per esempio, Maria de Estrada è una conquistadora che segue Cortés, donna, non mi ricordo se è vedova, adesso mi pare di no, all'epoca della conquista, che combatte con gli uomini di Cortés e poi alla fine avrà un'encomienda, quindi verrà premiata con degli indigeni, non solo al pari degli uomini, ma anche al posto di altri uomini, perché alcuni uomini rimangono a bocca asciutta, no? Quindi in realtà io ho messo un personaggio appunto un po' a metà strada, cioè lei aveva l'armatura, aveva le armi, ma non sapeva utilizzarle benissimo, ovviamente era vedova da poco, però ecco, non è impossibile, non è stato solamente, almeno, una questione di gender equality o cose del genere, ma queste cose succedevano davvero. Passiamo ora a come abbiamo trovato la fiera. Allora, la fiera ci ha fatto impazzire e io la disertavo da un po' di tempo. Credo che l'ultima volta che ci sono stato è stato addirittura prima del Covid, mi pare. E non so se fosse appunto un po' per la nostalgia, un po' per cosa, ma mi è sembrato un'edizione ben in forma, con un sacco di persone, però abbastanza vivibile. Io mi sono fatto per la prima volta tutti e 3 i giorni, venerdì, sabato, domenica, e ho comprato un sacco di robe. Saluto, anzi, ne approfitto, gli amici dell'area di BG Storico, che ovviamente è stato un po' il mio terreno di radicamento in quei giorni. E ho provato moltissime cose. Allora,
parto da quello che mi è piaciuto di più, forse, è un gioco in solitario che si chiama By Stealth and Sea, sulle operazioni con i maiali della Regia Marina. Tra l'altro, ovviamente uno degli scenari è Alessandria, che abbiamo trattato con Diego, che anzi ha trattato Diego con un video bellissimo che lascio sempre qui. Io ho fatto invece un attacco a Gibilterra, un solitario che io non credevo fosse possibile, ma molto adrenalinico. C'è pochissimo tempo, pieno di malfunzionamenti, giustamente com'era la tecnologia della Regia Marina. Sono arrivato veramente al pelo da far esplodere una corazzata agli inglesi, ma alla fine non ce l'ho fatta. Altro gioco che mi è piaciuto moltissimo, Ace Aig, un gioco che ho provato in forma di prototipo e che attualmente è su Kickstarter, e io vi invito volentieri e in maniera insistente a pledgiare, perché è davvero molto bello. Un gioco di battaglie aeree e campagne aeree della Prima Guerra Mondiale con i biplani. Ho fatto un dog fight, come si dice, quindi uno scontro aereo uno contro uno. Io ero il barone rosso, sono stato abbattuto in maniera vergognosa, ma come anche il gioco precedente, è uno di quei giochi che dura poco, relativamente poco, mi sa che sono stato un'oretta scarsa, compresa spiegazione, e subito dopo volevo fare un'altra partita, quindi l'ho pledgiato. Credo che l'obiettivo sia stato raggiunto, vi invito comunque a pledgiarlo per sbloccare gli stretch goal, merita tanto tanto tanto. Altro giocone che ho giocato grazie al tutoraggio del collega, possiamo chiamarlo così, Winter Quartering, è stato Plantagenets, il primo gioco che ho provato col sistema Levy and Campaign. Ora non sto a dilungarmi, anche perché appunto James fa dei video molto più precisi e puntuali sui giochi da tavolo, quindi se vi interessa questo mondo vi invito a seguire il suo canale. È un sistema che cerca di ricostruire il sistema di campagna militare medievale, nel nostro caso siamo un po' tardo medioevo, però che funziona benissimo. Cioè proprio l'idea della stagionalità della guerra, anche dal punto di vista storico, rende bene. E la butto lì, probabilmente un altro titolo della serie, che non dico quale, entrerà in qualche modo nel canale, però ne parleremo quando sarà ora di farlo. Altro giocone che mi ha fatto impazzire, mi è piaciuto moltissimo, anche quello volevo rigiocarlo subito, qui stavolta col tutoraggio del grandissimo Riccardo Masini di Ludostoria, è stato Race to the Rhine, Keep Rolling Race to the Rhine, un gioco che più essere un wargame duro e puro, cioè un gioco effettivamente di guerra dove si prendono decisioni strategiche, è un board game di logistica, quindi forse in questo senso è anche quasi più wargame di wargame, e qua ho già finito anche di attirarmi le ire dei vecchi grognard. Però è un gioco in cui tre generali alleati, Bradley, Patton e Montgomery, si sfidano effettivamente, si fanno anche degli sgambetti un po' fetenti per arrivare presso il primo ad arrivare in Germania, con i tedeschi che pian piano si ritirano ma formano comunque delle linee solide di difesa per difendere la madre patria. Un gioco stretto, molto bello, molto ben ambientato, in cui la logistica è praticamente il cuore del gioco. Un gioco veramente bellissimo che adesso in questa nuova versione ha anche la variante in solitario, una variante che ormai sto iniziando a apprezzare, visto che non sempre si trovano altri folli che vogliono giocare a questo genere di giochi. Consigliatissimo anche questo. Gioco Coin della GMT, argomento quindi Counterinsurgency, controinsurrezionale, quindi un gioco ormai, una serie che è andata famosa, che dipinge scontri asimmetrici in cui ci sono di solito una forza regolare e una irregolare. Ho giocato a British Way, un gioco sulla decolonizzazione dell'impero britannico, bellissimo, a due giocatori, a differenza della maggior parte di questo genere di giochi che tendenzialmente è a quattro, sulla Palestina, ovviamente un tema molto scottante, molto di attualità, che mi ha fatto impersonare una cellula terroristica sionista, quindi ringrazierò per sempre il mondo per aver creato un gioco in cui... no, quello che volevo dire non lo voglio più dire. Bel gioco, bello stretto, la mia partita è finita un po' all'improvviso, ma insomma il terrorismo funziona così, e l'inglese mi ha fatto penare, però alla fine, insomma,
siamo andati per la nostra strada. Capitolo acquisti, se non vi interessa skippate, però lo fanno tutti, lo facciamo anche noi. Che cosa abbiamo comprato a Modena Play 2024? Black Orchestra, un gioco da 1 a 4, da 1 a 5, in cui l'obiettivo è fare l'operazione Valchiria, letteralmente, come nel film di starring Tom Cruise. Il nostro obiettivo è mettere la bomba sotto il culo di Hitler e sperare che esploda questa volta. Falling Sky, un gioco non nuovissimo come Black Orchestra. Coin, come vedete, la rivolta gallica contro Cesare. Un coin, quindi un gioco asimmetrico, 4 giocatori, 2 galli, un belga e un romano, si sfidano per cercare di decidere le sorti della Gallia nella campagna di Cesare. North Africa 41, The Western Desert, eccetera, eccetera. Continuiamo con i wargame, quelli veri. Wargame classico, esagonale, come piace a noi anziani, eccolo qua, sulla campagna d'Africa, una parte della campagna d'Africa, nel 41. Questo qua è un gioco che ho preso sulla lunga scia dell'innamoramento che in questo momento ho per il podcast del Giannizzero Nero di Mauro Faina, che saluto nel caso ci stesse seguendo, e niente, dovrò studiare e approfondire nei prossimi mesi. Grande classico della GMT, sempre wargame duro e puro, The Russian Campaign, sempre colpa di Mauro Faina, altro gioco esagonato sulla campagna russa della Seconda Guerra Mondiale. Gioco impressionante, non so se sono ancora pronto, anche questo verrà scartato al momento debito, cioè quando troverò qualcuno con cui giocarlo, e verrà studiato. Tanto per farvi capire, valore di replay, quindi quanto si può rigiocare, 8 su 9, complessità 5 su 9, solitario, suitability, quindi quanto è disponibile per solitario, da 8 a 9, quindi magari me lo gioco anche da solo. Bene, la quota Mardegan viene salvata da La guerra della triplice alleanza, wargame point to point, quindi non con gli esagoni ma con le aree, su La guerra della triplice alleanza. Non stiamo parlando della prima guerra mondiale, stiamo parlando della guerra Uruguay versus Brasile, Argentina e Uruguay della seconda metà dell'Ottocento. Una guerra assolutamente ho detto Paraguay o Uruguay, comunque è Paraguay contro Uruguay, Brasile, Argentina. Una guerra che ha deciso le sorti del Sud America fino ai giorni nostri, fondamentalmente assolutamente sconosciuta ai più. Questa è l'edizione in italiano, perché era già uscita precedentemente, credo l'anno scorso, in inglese e spagnolo. Vediamo com'è. Giochi su rivista, una forse delle mie passioni più segrete, cioè segrete, l'ho appena scoperta in realtà questa mia passione. Quindi Ve Victis, grandissima rivista francese, con all'interno Pizarro 1532-1537, la conquête, credo, dell'Empire, non lo so ragazzi, non ho mai imparato il francese purtroppo, e insomma l'avete capito, Pizarro conquista gli Inca, l'impero Inca. Vediamo come i nostri amici francesi lo descrivono, lo fanno giocare. Questo verosimilmente diventerà farò un video sul gioco e diventerà un extra della nostra serie su Pizarro. Rivista italianissima, la Civis Pacem Parabellum. Ho comprato 2 numeri, l'altro non posso farvelo vedere perché ce l'ho piazzato sul tavolo, comunque riguarda la 11ª battaglia dell'Isonzo, l'altro. Questo invece è Gli Asti del Cielo, altro gioco sempre esagonale, prima guerra mondiale, sempre aerei. Forse il leitmotiv di questa Play di Modena per me è appunto gli aerei con i biplani e le mitragliatrici che scarrellano. Ultimo ma non ultimo, Cesare nelle Gallie, questa volta sì, è completamente colpa di Mauro Faina, che è anche il designer del gioco designed by Mauro Faina e altri membri dell'associazione Casus Belli, di cui io adesso faccio parte con la tessera numero 10, solitario sempre su Cesare nelle Gallie, quindi esatto, biplani e Cesare delle Gallie sono le mie
le mie passioni attuali. Anche questo verosimilmente edito dalla Killemi Games. Evidentemente, probabilmente questo gioco verrà presentato in qualche capitolo, in qualche video in cui tratteremo di mondo ludico e didattica, perché poi in realtà è questo, è un po' questo, detto tra di noi, è un po' questa l'area che adesso stiamo cercando di esplorare, e quindi probabilmente lo vedrete su questi schermi prossimamente. Ultimo di nuovo, ma non ultimo, signori, Shores of Normandy, il primo gioco di Accademia dei Pugni, gioco segnalibro, biglietto da visita. Lo abbiamo distribuito a tutti gli amici che sono venuti a trovarci, a salutarci o che siamo noi andati a invadere. È appunto un segnalibro che si può utilizzare per il suo scopo. Ha però anche un regolamento che è dentro questo QR code, perché si può giocare al gioco associato dietro, un gioco esagonato, eccolo qua, su Lo Sbarco in Normandia. Si gioca con una matita, una gomma e un dado, quindi si tira un dado seguendo le istruzioni della regola, delle regole, del regolamento, e quando si muovono le pedine si ridisegnano i simboletti negli esagoni. L'obiettivo è distruggere i bunker dei tedeschi e far sì che lo sbarco in Normandia sia un successo. Piccolo appello, tutti i giocatori che possiedano Shores of Normandy si palesino nei commenti di questo video, per favore diteci come vi pare, perché io e Diego siamo impazziti, ne stiamo già facendo degli altri e vogliamo assolutamente avere dei feedback per aggiustare eventualmente il tiro. Certo, potrebbe essere anche che siamo i nuovi Simonic italiani e quindi non c'è niente da correggere, ma anche in quel caso ci farebbe piacere saperlo. Signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video di recap noioso probabilmente e inutile. Vi ricordo come sempre ogni martedì alle 9:30 la live di Accademia dei Pugni, di seguirci su Telegram, su Discord, su Facebook, dove vi pare, dove più vi pare e piace, di seguirci soprattutto su YouTube, perché più o meno la metà di voi non è abbonato, non solo non è abbonato ma nemmeno ci segue. Ragazzi, è vergognoso, è vergognoso. Dovete seguirci, attivare la campanella e anche abbonarci. Dai, 2 euro e cos'era? 2,90 euro? 2 euro e qualcosa, dai, 2 euro e qualcosa al mese, ragazzi, per Accademia dei Pugni, per favore, Accademia dei Pugni. Ciao, alla prossima.